Buongiorno, con questo giorno di lunedì della 22ª settimana del tempo liturgico iniziamo la lettura del Vangelo di Luca a partire dal racconto dell'inizio della vita pubblica di Gesù dopo il battesimo nel Giordano e le tentazioni nel deserto. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Luca, i versetti dal 16 al 30. E in questo brano vi è l'annuncio programmatico della missione di Gesù che egli fa nella sinagoga di Nazareth, proprio il luogo dove egli è cresciuto, il paese dove è conosciuto perché fin da bambino è stato dentro il tessuto quotidiano delle relazioni della gente. Il testo di riferimento è del profeta Isaia, il rotolo del libro che Gesù stesso legge e commenta in maniera sconvolgente. L'annuncio infatti della venuta del regno, della realizzazione delle promesse di Dio che salva liberando gli oppressi e restituendo ai poveri la loro dignità, si compie secondo Gesù proprio oggi. Ed è questo oggi che sorprende e allo stesso tempo rende eterno il Vangelo. Quell'oggi è la persona di Gesù, quell'oggi è il rapporto con Lui. Non si tratta quindi di un insieme di regole, di compiti, di opere da compiere, piuttosto di un rapporto personale con il Messia fatto carne, il Figlio di Dio venuto sulla terra. Gesù si propone proprio come il compimento della Scrittura e questo crea scandalo fra i suoi. Come può essere il figlio di Giuseppe, uno cresciuto in mezzo a noi, sembra dire al popolo, colui che realizza la promessa del Dio Altissimo. Quante volte anche per noi è difficile riconoscere la bellezza e la dignità di coloro che ci stanno accanto, di coloro che sono immischiati nelle nostre stesse storie e vicende. Quanto è duro anche per noi, allargando lo sguardo, credere che veramente nell'uomo Gesù si realizzi la pienezza della presenza di Dio. È ancora più duro è accettare che la salvezza è appunto una questione di relazione autentica con Lui e non tanto di compiti particolarmente ardui o di bacchette magiche che fanno il miracolo. Siamo interpellati allora anche noi, come il popolo di Nazareth, a decidere se lasciarci coinvolgere in questo rapporto con il Dio fatto uomo in Gesù, o piuttosto decidere di ucciderlo, come purtroppo essi fanno, o ancora di più di lasciarlo passare senza trattenerlo, quasi in maniera indifferente fra di noi perché sentiamo di non averne bisogno o abbiamo paura di averne troppo bisogno. Chi è Gesù per me? Torna costantemente questa domanda. Sono disposto a lasciarmi coinvolgere in un rapporto liberatore con Lui? Tante volte sono le persone più lontane a dimostrarci che questo è possibile. Lasciamoci provocare, la Sacra Scrittura è anche per noi annuncio di liberazione e se ci riconosciamo poveri potremo trovare in Lui la vera fonte della salvezza. Buona giornata.